percorso tecnologico formativo per 24 studenti del Volterra Elia di Ancona in preparazione per le professioni del futuro. Formare gli studenti alle professioni del futuro, ma soprattutto fornire quelle abilità che il mondo del lavoro richiede sotto il profilo emotivo e delle relazioni. Un percorso psicologico tecnologico al quale hanno preso parte 24 studenti anconetani, ce ne parla Silvio Vitelli. Le aspettative comunque erano un progetto noioso più che altro che noi dovevamo fare per imparare comunque sistemi a rete, quelle cose là. Invece ho visto che abbiamo avuto lezioni specifiche sul comportamento sul lavoro che comunque mi sono piaciute. Sarà uno dei soliti progetti tutta teoria, avevano pensato i ragazzi del Volterra Elia di Ancona, e invece si sono ricreduti. 24 giovani del quarto e quinto anno dell'indirizzo informatica e telecomunicazioni hanno preso parte all'Accademia di Witex, azienda toscana sbarcata a Falconara grazie ad una recente acquisizione. Per l'impresa l'occasione di scovare i talenti da accogliere nel proprio organico di domani. Per gli studenti incontri pomeridiani nei quali apprendere la tecnologia, ma non solo. La gestione del tempo, la gestione dei conflitti, parlare in pubblico, lavorare in gruppo, sono la base tanto quanto la formazione tecnica o la formazione tecnica specialistica. Sì, sono soft skill, quindi tradotto sarebbero abilità leggere, ma di leggero, in senso di superficiale, non hanno nulla, perché poi nel momento in cui tu ti presenti ad un colloquio, sei preparato tecnicamente, io dico sempre dai la mano quando saluti e c'è mezzo litro d'acqua dentro, è complicato dire che hai la capacità di gestirti a livello emotivo, quindi queste cose sono quelle che invece vanno insegnate a quest'età. Non abbiamo mai la seconda possibilità di fare una buona impressione la prima volta. Il feedback è stato positivo perché i ragazzi non hanno acquisito solo competenze nell'ambito professionale, ma anche un supporto psicologico ed emotivo. Qualcosa che prepara, insomma, in tutti gli ambiti utili per insomma, il mondo del lavoro. Non siamo su beat o elettricità direttamente, ma siamo un po' più in un livello superiore, diciamo, dobbiamo astrarre un po' di più. Io vorrei essere formata per essere un tecnico, una sistemista di reti, di telecomunicazioni, e capisco che questa scuola comunque fa uscire preparati per il lavoro che si vuole fare.